Per una celia letteraria del destino pallonaro, il Bitonto ritrova la diritta via della vittoria, trafiggendo il portiere Petrarca del Nardò. Dopo 4 pareggi, 3 sconfitte ed una rivoluzione in panca, i Leoni ritrovano il successo al Giovanni Paolo II, gestendo con solida autorevolezza e olimpica sicurezza la gara contro il sempre ostico Nardò. Vien fatto di dire che si è giocato finalmente da primi in classifica, quando non lo siamo più e siamo assisi solo al terzo gradino. Ma tant'è. Mister Alessandro Potenza sceglie i veterani a guardia della difesa, con Figliola e la triade tornata invalicabile Lanzolla, Petta, Colella. Un nugolo di ragazzini, Stasi, Piarulli, Radicchio, accanto al gigantesco Addai nel mezzo, donde si stacca spesso il fantasioso Riccardi a supporto del duo Santoro Lattanzio. Di contro, l'ex Pasquale De Candia fonde il reparto arretrato sugli scafati De Giorgi, Trinchera, Romeo, Masetti e Mariano. A dirigere il traffico in mediana, Valzano, Caracciolo e Cancelli. Caputo e Cristaldi, in assenza del temibile puntoriere, a pungere davanti. Dopo il doveroso, silente ricordo dello storico dirigente locale Cesarino Giannuzzi, i neroverdi si sono attendati costantemente nella metà campo avversa e al 21esimo traversone di Stasi con Petrarca che sventa in uscita stoica. Al 24esimo conclusione a giro di Caputo che si spegne maligna sul fondo. 120 secondi e gioco di prestigio di Lanzolla che con una trivela stile Quaresma per poco non inganna l'estremo neretino. Dopo la mezza, De Giorgi crossa rasoterra, Valzano calcia perfido, Figliola arpione il cuoio. Al minuto 36 il gol che spacca il match. Stasi indetta Arguto Santoro che buggera il portiere Granata con un delizioso pallonetto. 13esima perla di stagione per il bomber di San Giovanni Rotondo. Con serenità si rientra negli spogliatoi e se ne risbuca fuori per controllare la pugna ancora senza patemi. Al quarto sferza possente di Addai dai 25, blocca Petrarca. 2 minuti e mancino ambizioso di Colella, alto. Poco prima della mezza la Cassia saetta sulla fascia e serve Lattanzio che batte di prima intenzione. Romeo si immola e salva. Batte e ribatte al limite dell'area ospite subito dopo e sinistro maldestro di Alfarano che in pratica chiude la contesa e restituisce il sorriso ai bitontini in vista di un finale di campionato impegnativo e si spera appassionante.